Ed ora ci spostiamo a Cotronei, dove gli abitanti lamentano stato di degrado nel centro storico. E se mi sognerai dal cielo cadrò, e se domanderai da qui risponderò, e se tristezza e vuoto avrai da qui cancellerò. È una vergogna, non c'è proprio un po' di ritegno. Quindi c'è sporco? Ah, abbastanza. Andiamo a vedere? Andiamo a vedere. Sognerai quel viso, riavrò mai più quel piangere per me, sorridi e riavrò. Che brutta situazioni cacciai, i soldi non t'abbastu non mai, e più ne prendi e meno ne hai, ma dove finirai? Ai, c'è chi la ribollette tu hai, il medico alle sette, ma sai che per le sigarette non hai un euro, una sacchetta a novembre. Hai pagato la bolletta di settembre, ma ti è già arrivata quella di dicembre. E ti trovi. Sporco dove? Sotto qui. E andiamo a vedere. Io abitavo vicino alla zona qua, vicino sotto qui. Non vengono a pulire? E non vengono, sotto qui che non vengono mai. Ma mai vengono? No. Visto passo non ci arrivi vera. Dobbiamo andare sempre con le nostre telecamere. Dobbiamo andare con le nostre telecamere, no? E voi chiamate sempre il telediogio che noi arriviamo sempre. Va bene. Che c'è di qua? Le griglie, ci sono i gatti, i surgi che si mangiano i gatti. Sono topi grandi. Sono topi grandi contro luce da mezzo sono.
Quindi topi di fogna. I topi di fogna che sono più grossi di un cazzo, erano 7-8 kg topi. Alex, lei abita qua? Quella che prendi e poi pagherai. Ma quando. E i spazzini, non solo quando fanno presepe. Ha pagato 220 euro io con Nezzi, 10 euro comune. 227 euro vuole. E ora il calcio deve venire non solo quando fanno presepe, quando fanno manifestazione. Così mi danno la fascia, i sindaci, l'assessore e fanno i birri. Cioè deve venire almeno una volta a settimana a pulizzare. Non che se ti applicare la mamma ci deve consumare la mamma scopa. Cafoni, c'è ragione signore, non vengono mai qua a pulire. Tutte male mattina? Sì, quindi non vi potete lavantare voi? No, asciuba me c'è. Asciuba vostra? E vabbè, almeno vi pagano la scopa. Eh? E la pagano la scopa? Mi hai fatto la scopa? Mi hai fatto la scopa? Mi hai fatto la scopa? La spazzatura l'ha pagata? Ma pagano tutti i diritti. Spazzatura, in questo momento abbiamo un bolletti. Non puliscono, pulite voi? Non c'è cazzo, non vi vedevano. Non vi vedete perché non ci vedete? Se no vengono. Di telefono ha incazzato il consiglio. Vengono signora? Vengono a scopare il capo. Non ci vengono signora? Perché? Su non ci arrivi veramente. Io non farò un baro. A dicembre. Ai, 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 ai. Avete pulito voi? Sono andato a vedere, c'è pulito vicino che sotto. C'è pulito io. Quindi i netturbini non ci vengono da voi? Niente. Ma la spazzatura la pagate? Loro la pagano. Quindi pagate la spazzatura, però pulite voi? Niente, non ci vengono. Non hai visto scupini da. C'è un'erba che mi ricordo a mangiare sera. Se io faccio vedere che da maniera. Io sono malato, pure qui da porcheria. Non c'è ancora l'erba e c'è. Però la spazzatura la pagate? Allora la paga la spazzatura. La pagano la spazzatura. Va benissimo, vi ringrazio. Niente. Ciao. Capito, fermati un po', no? Ma c'è pulito dove sei passato tu? Minimamente. È da solo che pulisce, eh? Eh sì, solo, è rimasto solo che lo vogliono, se c'ho io. È finta i conti, guarda. Ci mancherebbe, guarda. E ora è arrivata pure l'altro, 2009, da pagare. E le turbine che puliscono i padronai chi sono? Aia. Antonio. E chi c'è Creato Franco. Solo loro due? Eh sì, anche a casa. E riescono a pulire tutto il paese? No, e fanno tre ore. E a casa mia sempre l'orda. Sempre gli sporchi se ce l'hai. Eh sì, si capisce. E pulisce lei? Eh sì, per forza, come fare? Io pulisco sempre la spazzatura la paga lei? È ben normale. Ok. Se non pagano la spazzatura la rovinano. Da voi puliscono? Mai. Puliscono solo quando c'è il presepe. Ah, solo quando c'è il presepe vivente? Poi dopo, sì. Non vedo nessuno. E chi pulisce vicino a casa vostra? Solo lui ci abito. Ma la spazzatura la pagate? Se paga. Io altrettanto, perché c'è la casa qui piena di sporcizie e c'è un antico sito che è completamente abbandonato. Puoi venire a vedere e a fotografare. Hai pagato la munizia come sempre. Acqua, luce, gas e affitto di settembre. Ma ti è già arrivata quella di dicembre. Il nostro telegiornale è terminato, grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.